Ciao Ninetti, bentornati in un nuovo video. Era da tantissimo, tantissimo tempo che non filmavo un video in cui farvi vedere le mie ultime creazioni in Fimo, solo che devo essere sincera, in questo periodo ne ho realizzate così tante nel giro delle varie settimane che poi mi sono completamente dimenticata di registrare i video. Quindi adesso ne ho alcune da farvi vedere prima di spedirle e ho deciso di fare subito questo video proprio perché appunto mi sono ricordata di farlo, però perdonatemi perché non vedrete tutte le creazioni che ho realizzato in questo periodo, ma davvero solo una piccola, piccolissima parte, perché la maggior parte di quelle che ho realizzato appunto le ho già tutte spedite, ma potete vedere ovviamente le loro foto nei miei vari social. Quindi inizio col farvi vedere alcuni pezzi di una collezione che sto portando avanti da un pochino di tempo e che mi piace da morire, che ho chiamato le ninottoline. Le ninottoline sono delle sirenette molto molto piccoline, fatte su delle basi cameo in resina con dentro dell'effetto acqua e rappresentano uno specchio nel loro mondo. La prima che vi faccio vedere, che è anche la prima di questa collezione che ho realizzato, ma ce l'ho per puro caso perché in realtà la ragazza che l'ha acquistata stava aspettando anche altre commissioni, vi faccio vedere quindi questa qui. Queste sono le ninottoline. Telefono, se ci fai il favore di metterla a fuoco non sarebbe poi così tanto male. Eccola qua. E appunto queste qui sono le ninottoline, sono delle sirenette, vedete, molto molto piccole, il loro visino va circa dai 2 ai 3 mm e vivono in questo loro piccolo habitat, su queste basi cameo, dove c'è dentro la resina e loro è come se uscissero fuori dall'acqua, ecco. E è una nuova collezione che mi ha preso tantissimo, mi piace realizzare un sacco e ne vedrete tantissime anche di disponibili nei prossimi giorni. L'ho montata su questa catenina bronzo con queste perline. E questa perlina qui che mi piace da morire, è troppo troppo particolare e bella. Poi la seconda ninottolina che vi faccio vedere invece è questa qui. Non sono in ordine di quando le ho create perché dopo di questa qui ne avevo create tantissime ma sono già tutte spedite. Poi c'è questa qui che invece ad ora che sto registrando è ancora disponibile nel mio Etsy, quindi eventualmente la trovate lì. Ed è questa qui sui toni del viola e del lilla, questo è il suo visino, vedete, piccolissima e mi sono divertita un sacco a riuscire più che altro a realizzare in 3 mm di visino l'espressione che io do ovviamente al mio stile delle mie varie bamboline, quelle di dimensione normale, insomma. E questa è un'altra. Poi vediamo quale vi faccio vedere. Poi ho realizzato questa qui. Anche lei è stata tra le prime ninottoline che ho realizzato. E non so se si vede, ma sul retro si vede che è trasparente. E questa è tutta sulle tonalità del rosa e di lei amo tantissimo, tantissimo il visino. Lei è montata su catenina oro rosa con queste perline e anche lei è pronta per essere invece spedita. Poi, sempre che sta per essere spedita dalla sua nuova mamma insieme a questa qui, c'è quest'altra ninottolina sui toni invece del fucsia. Fucsia e rosa. Ovviamente anche qui le pinne sono sempre sempre flessibili di tutte le ninottoline. E lei sul retro, non so se si vede, in fondo al mare si vede un relitto di una nave. Anche lei montata così. E questa è un'altra. Poi, sempre di ninottoline, l'altra che vi faccio vedere, invece è ancora disponibile ed è tra le mie preferite, è questa mini Ariel. Lei è davvero davvero piccola, il suo visino è di 1 mm, mentre negli altri hanno di 3 mm. Ed è questa qui, no, non è 1 mm, scusatemi, è di 2 mm. Oddio, perdonatemi. Ed è questa qui. Qui nell'acqua c'è il suo piccolo Flander con un'alga. E lei mi piace da morire, mi piace davvero davvero tanto. Questo è soprattutto il colore della base. Lei è montata così. E quindi trovate questa qui ancora disponibile nel mio Etsy shop. Poi un'altra ninottolina che vi faccio vedere, anche lei disponibile nel mio Etsy shop, è sempre quest'altra Ariel. Poi un'altra ninottolina è questa qui, anche lei pronta per volare dalla sua mamma, anzi per nuotare dalla sua mamma. Questa è tutta rosa su questa base che ha davvero milione e milione di colori, io amo questa base. E ha anche un diamantino tra le sue braccia.
e lì è montata con queste perline che tra l'altro mi sono state regalate e sono bellissime. Vedete quanta luce fa questo diamantino che anche mi è stato regalato. Poi le ultime due ninottoline che invece vi faccio vedere, che ho realizzato in questi ultimi giorni proprio, una è questa qui che è letteralmente andata a ruba, cioè vi è piaciuta tantissimo, io ne sono stra felice perché i colori piacciono un sacco anche a me, e questa è tutta dalle tonalità azzurre dell'acqua insomma, e lei è questa qui. Anche qui ovviamente pinne flessibili e retro leggermente trasparente. E lei mi piace un sacco, mi è piaciuta un sacco anche a voi, infatti anche lei ora devo spedirla dalla sua mamma e ne devo realizzare altre due su commissione. L'ultima ninottolina invece che vi faccio vedere è una ninottolina un po' particolare, perché non è una sirena comune e non è molto simile a queste qui, ma è questa sirenetta qui. Lei è una sirena Sailor Moon ed è messa in un laghetto particolare, perché come vedete lei è sempre immersa nell'acqua, ma il suo laghetto è una luna rosa che tra l'altro è molto carina anche sul retro. Anzi, direi che sul retro è bellissima perché guardate le luci che fa, assurda. E questa qui è la mia piccola ninottolina Sailor Moon, anche lei vi è piaciuta tantissimo e spero di poterne realizzare altre anche di questa tipologia qui. Poi invece un'altra bambolina che vi faccio vedere ora perché aspettava di essere spedita dalla sua nuova mamma, ma che in realtà faceva parte di una collezione, è questa sirena qui, che è una sirena steampunk. Ve la metto per così perché forse riuscite a vederla meglio tenendola per così. Facciamo un po' di messa a fuoco, telefono, grazie. Insomma, è questa sirena steampunk che amo tantissimo. Lei mi è piaciuta tantissimo e il suo visino in particolare mi è piaciuto da morire. Questa è la sua coda, vedete, è super super flessibile. Ogni punto, anche queste qui, sono super flessibili, quindi non si rompono assolutamente. E lì mi piace da morire, veramente tanto tanto tanto. Il suo visino soprattutto mi piace davvero tantissimo. Poi ho realizzato invece un'altra collezione con dei pigmenti olografici bellissimi che ho acquistato dal sito Sparkly Treasure Shop su Etsy. E ho realizzato per ora soltanto due sirene olografiche, perché le prossime vorrei fossero delle fatine. Ed ho realizzato questa qui, che è una sirena olografica rosa. Direi rosa ed anche lilla. Guardate la luce che fa sulla coda, è troppo bella, guardate, aspettate che cerco di farvi, ecco qua, guardate la luce che fa spostandola, è troppo troppo bella, mi piace da morire questo effetto olografico, ed è montata con queste perline. Poi invece un'altra sirena olografica che invece trovate ancora disponibile nel mio Etsy shop è questa qui, che è dalle tonalità blu. Lei è fatta così, ha uno Swarovski originale a forma di cuoricino in mano e anche lei ha tutta tutta la coda olografica, guardate quante lucine, questa è la sua pinna. Poi un'altra creazione che vi faccio vedere è che probabilmente quando caricherò questo video sarà già stata messa in vendita, è questa nuova sirena qui che ho realizzato qualche giorno fa, ve la metto per così perché con questa inquadratura non riesco a farvela vedere dritta. Allora, praticamente ho realizzato questa nuova tipologia di sirene che hanno la coda molto glitterata e invece di avere le pinne in vita hanno tanti tanti glitterini, hanno tutti tutti questi glitterini come se fossero delle squame, ed è fatta tutta così, intrecciata su questa chiave in resina. Questo è il suo visino e anche di lei il visino mi piace da morire. E ha la pinna, che è quella che io amo di più, con l'effetto acqua, proprio acqua cristallina, che spero vi piaccia. E l'ultima creazione che vi faccio vedere, che ho realizzato questa volta per un contest su Facebook, che sarà poi ovviamente anche disponibile, non so se quando caricherò questo video sarà già disponibile, insomma, è questa creazione qui. Praticamente il tema del contest era un tema galassia e io ho realizzato queste basi a tema galassia, vedete, proprio ho fatto tipo galassia, e al suo interno ci ho messo questa Sailor Moon in trasformazione e ha la pelle lilla, perché quando si trasforma in questa scena del film qua sì, è tutto molto flessibile,
quando si trasforma in questa scena del film, lì in realtà è il suo corpo proprio dei colori della galassia, quindi ha deciso di farla sui toni del lilla con un po' di pigmenti e lucine sul corpo, e lei mi piace davvero da morire. Ne realizzerò sicuramente altre in questo stile, in questa idea che secondo me è molto molto originale per realizzarla, appunto, e spero possa piacervi anche lei. Anche qui ogni minima parte è flessibile. E anche lei, se sarà disponibile dopo questo video, vi farò sapere nei miei social, quindi ovviamente rimanete attivi nei miei social. Quindi queste sono state tutte le creazioni che ho realizzato in quest'ultimo periodo. Perdonatemi ancora se non ve le faccio vedere davvero tutte, ma queste già sono tantissime. Vi ringrazio per aver guardato questo video fino alla fine, io vi mando un bacione gigantesco e noi niente, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!